bentrovati al consueto appuntamento con fatti e opinioni. Oggi parliamo delle imminenti elezioni amministrative, una tornata importante che riguarda tutta l'Italia, quasi 1.000 comuni al voto in tutte le regioni italiane. Ovviamente in 15 regioni a statuto ordinario vale la disciplina ovviamente degli organi dello Stato centrale, che hanno fissato la data il 12 giugno prossimo, che era l'ultima data utile. Ora ovviamente poi le regioni a statuto speciale hanno potuto fare specificamente, ma già la Sicilia aveva annunciato che si sarebbe adeguata e difatti anche in Sicilia si voterà il 12 giugno. In Valle d'Aosta il 15 maggio, sono solo quattro comuni, già deciso prima, ora le altre vedremo, ma comunque a noi ci interessa in questo momento la Sicilia con i suoi oltre 120 comuni al voto, ma pochi dei quali con una popolazione superiore ai 15 abitanti e quindi con la modalità di elezione proporzionale dei consigli comunali. Ma ci sono città importanti come Palermo e Messina, che sono due delle quattro più importanti città italiane in cui si vota. Palermo è la prima di queste in assoluto e quindi c'è anche un valore politico di questo voto, anche se poi ogni città dovrà sapere scegliere il proprio sindaco e il proprio consiglio comunale per affrontare i problemi quotidiani concreti. E così accadrà a Pozzallo. Grazie a Patrizia Burrafato, candidata a sindaco di Pozzallo, il quarto dei candidati annunciati, l'unica finora di genere femminile, poi vedremo se ci saranno altri candidati, perché già in questo studio abbiamo ospitato il sindaco uscente che si ricandida Roberto Amatuna e gli altri due candidati, Enzo Galazzo e ulteriormente poi l'altro candidato che era stato annunciato, che è Giuseppe Spadola, adesso Patrizia Burrafato, che si candida, sappiamo, proposta da Azione, ora poi parleremo di Azione, il nuovo partito, cioè fondato da Carlo Calenda, che di recente ha celebrato a febbraio il suo congresso fondativo, ma intanto vediamo se è venuta d'azione l'idea di candidare Patrizia Burrafato oppure Patrizia Burrafato in qualche modo aveva voglia di candidarsi a prescindere. Intanto io la saluto perché è da molto tempo che non ci vediamo, e ho avuto un grande piacere nel rivederla e soprattutto mi sento onorata di essere intervistata veramente da lei, perché so che segue, diciamo, proprio questa, la comunicazione come piace a me, con coerenza e con obiettività. Ecco, volevo Grazie. fare questa, non è, volevo fare questa premessa. Per quanto riguarda il gruppo Politico Azione, ecco, è stata ad ambo le parti, c'è stato proprio subito, come si dice, l'amore a prima vista, proprio perché quella passione tipica, anche premetto che io non ho rifiutato sempre di candidarmi o di partecipare a una lista civica, proprio con una scelta di mia. E quindi io penso che i partiti devono fare la politica, proprio gestire la politica a Pozzallo, perché a Pozzallo come in tutta Italia, perché è giusto che la politica nasce dentro le sezioni, anche se c'è stata una crisi negli ultimi anni, una crisi paurosa, che ha portato la nascita di queste liste civiche, ma che a mio avviso non hanno portato niente, hanno portato solamente dal progetto all'io. Quindi dal noi all'io, da un progetto politico di gruppo all'individualismo. Quindi mi riferisco anche al Consiglio Comunale, quelli che sono nati negli ultimi 10 anni, perché non rappresentano più un progetto politico, ma rappresentano un'idea che è personale. Quindi io credo che questi modelli culturali, ricreativi e soprattutto politici devono ritornare come modelli proprio da seguire. Da seguire perché i giovani hanno bisogno di questi modelli e hanno bisogno di farli proprio nei luoghi adatti e nelle istituzioni. Questo naturalmente deve passare attraverso una formazione, deve passare attraverso anche un'informazione, capire oggi che significa essere un consigliere comunale, capire che significa gestire una macchina amministrativa, capire che significa anche il ruolo della giunta, il ruolo di un sindaco. Ecco, i giovani sono molto lontani da questa realtà ed è questo il grande fallimento che stiamo vivendo sia a livello locale, a livello poi, ecco, in tutta Italia. E quindi la scelta, ripeto, di fare questo percorso con Azione è stata molto meditata, anche perché sono trascorsi già diversi mesi che parliamo non di candidature, non parliamo di scelte di consiglieri comunali senza un progetto, noi parliamo di progetto. Di progetto politico, programmatico, culturale, sociale, economico. Ecco che su questo abbiamo detto di sì.
sia la mia candidatura è a servizio di Azione e sia Azione a servizio della mia candidatura. Allora, ora parleremo un attimo di Azione anche come dato di cronaca, ma intanto ecco, Patrizia Burrafato in che modo pensa di poter attingere per esempio al proprio precedente di impegno politico e istituzionale, che è quello che l'ha vista candidata al Consiglio Comunale nel 97, eletta e poi eletta presidente, quindi presidente per un quinquennio del Consiglio Comunale di Pozzallo, quindi nella prima sindacatura di Roberto Amatuna, sindacatura con l'elezione diretta dal 97 al 2002. Poi Amatuna ha proseguito anche molto oltre, perché ha fatto anche la seconda, poi dopo un periodo di intermezzo in cui è stato all'Arsi, è stato eletto anche per la terza, si ripropone per la quarta. Perfetto. E adesso Patrizia Burrafato lo ritrova come avversario? No, io non direi che ci ritroviamo come avversari, perché io credo che quell'anno è stato veramente l'anno dell'Ulivo. Dell'Ulivo, dove si è portato avanti un programma, un progetto politico. Io voglio sottolineare questo perché ci credo in questa cosa. È stato... Nel 96 era stato lanciato l'Ulivo vittoria dell'Ulivo nelle elezioni politiche e la nascita del primo governo Prodi. Perfetto. E quindi anche a Pozzallo, questa formula è stata vincente, ma è stata vincente perché era appunto formata da gruppi politici, perché era formata da gruppi che hanno espresso un progetto. Quindi tutti i componenti di quel progetto politico hanno espresso un'idea. Una politica seria, una politica basata sulle esigenze dei cittadini, sui bisogni dei cittadini. E proprio quell'anno, ricordo che la vittoria quindi di Roberto Amatuna non era la vittoria di una persona, era la vittoria di un gruppo politico, perché ognuno aveva sviluppato una tematica. Tant'è vero che Pozzallo in quegli anni, se lo facciamo anche una ricerca, possiamo vedere che proprio ha vissuto gli anni più belli di quel periodo, sia a livello economico, sia a livello di risorse del territorio, sia a livello culturale, sia a livello sociale. Proprio è stato un periodo perché secondo me c'era un progetto politico e oggi questo manca. Quindi ecco, l'allontanamento da quel progetto è stato perché è cambiato quel progetto, perché a mano negli anni si è trasformato, è diventato sempre più un progetto legato solamente a delle idee portate avanti da una persona, da poche persone, e non c'era più dietro quell'effetto proprio della politica, quindi del progetto politico. Ecco, è una cosa che voglio dire, perché penso che questo sia un argomento che qualcuno vuole trattare in modo diverso, e non ci sono contrasti con le persone. La mia candidatura non nasce per contrastare o spostare o sostituire una persona, la mia candidatura nasce perché, per far sì che Pozzallo cominci una nuova stagione politica, basata soprattutto su che cosa? Sul nuovo modo di reimpostare la politica. Quindi per far sì che a Pozzallo nasca intanto una nuova classe di dirigenti politici, perché a Pozzallo negli ultimi 10 anni non c'è stato un vivaio di giovani, non c'è stata una formazione verso una nuova classe. Quindi oggi ci ritroviamo ad avere dei candidati che a mio avviso dovrebbero stare dietro le quinte, dietro un progetto che nasca dai giovani e non al contrario. E di questa, diciamo, i cittadini penso che sentono un po' offesi, perché occorre che oggi una nuova classe politica cominci a crescere, cominci a parlare dei loro bisogni, perché ogni storia politica è diversa. Quindi oggi ci sono altre esigenze e finché i giovani stanno dietro a questo grande disinteresse, io credo che abbiamo perso tutti. Abbiamo perso. Quindi la mia candidatura oggi si pone come un nuovo processo. Io credo che abbiamo tutte le condizioni, abbiamo l'esperienza, la competenza, la preparazione politica, abbiamo anche le soluzioni, le idee, i programmi per poter fare la differenza oggi e creare un nuovo soggetto politico che sia in azione per il paese di Pozzallo. Bene, allora prima di affrontare i tanti temi anche di amministrazione della città, il programma, ecco, il perché della candidatura rispetto alle cose che si vogliono fare e che si proporrà di fare, facciamo questa piccola parentesi anche proprio rispetto alla identità politica del partito, un giovanissimo partito appunto che ha proposto Patrizia Burrafato a candidato, perché Azione molto recente è nata più che altro sull'esperienza politica individuale di Carlo Calenda, il quale fino a pochi anni fa era un manager in Sky, in Confindustria, vicino un po' anche alle attività di Luca Cordero di Montezemolo. Poi nel periodo in cui un protagonista della vita politica italiana era Renzi, in qualche modo si
impegna a livello politico, diventa prima viceministro nel governo Letta allo sviluppo economico, poi ministro allo sviluppo economico nei governi Renzi e Gentiloni. Una parentesi anche da ambasciatore, fu anche oggetto un po' di polemiche un po' questa nomina, ma era nel Partito Democratico fino al 2017, anzi no, fino al 2019, quando lascia in contestazione della scelta del Partito Democratico di fare il governo con il Movimento 5 Stelle, perché la sua posizione è nettamente ostile al Movimento 5 Stelle, è molto chiara, e quindi da lì comincia un po' questa sua esperienza, prima da battitore libero, che poi ha portato anche alla nascita di Azione. Peraltro, poiché nel 2019 Calenda è stato eletto parlamentare europeo nel PD, nelle liste del PD con un alto numero di preferenze, faceva parte del gruppo che nel Parlamento europeo è quello dell'alleanza tra progressisti e socialdemocratici. Sì. Ma quando Letta, segretario adesso in questa fase più recente, ha annunciato l'apertura possibile del gruppo ai 5 Stelle, Calenda ha lasciato anche quel tipo di formazione ed è approdato a Renew Europe, che è il gruppo di Macron, che ha appunto come leader il presidente francese Macron, che peraltro domenica sarà sottoposto al voto delle presidenziali per il secondo possibile mandato. Ora c'è comunque una richiesta anche di confluenza in un altro gruppo, ecco, da parte di Calenda. Nel frattempo ha messo su, insomma, la gestazione di questa nuova forza politica, che si è presentata più volte a diverse elezioni regionali e amministrative, in qualche caso anche con buoni risultati. Ovviamente il dato più eclatante è quello di Roma 2021, quando la lista costruita da Carlo Calenda, sia pure rispetto anche ad altre formazioni, c'era Più Europa ed altre, è stata la prima lista in assoluto nell'Assemblea Capitolina, con oltre il 19% dei voti, più di qualunque altro partito. E lui come candidato ha sfiorato il 20%, sfiorando anche il ballottaggio e arrivando primo del sindaco uscente Virginia Raggi, che è arrivata appunto solo quarta. E poi ci sono state le elezioni in Emilia Romagna con Bonaccini, un consigliere eletto, ma poi anche nelle Marche, in Puglia c'è, cioè, con consiglieri eletti, nelle città è andata anche bene, c'è, cioè, a Milano con Sala. A Napoli forse la scelta di sostenere Bassolino non è stata propriamente felice, difatti lì non è stato neanche eletto, c'è alcun seggio. E così via via un po' potremmo, cioè, parlare come si è sedimentata, cioè, questa esperienza. Nel frattempo ha attratto anche diverse personalità, cioè anche in Parlamento, ci sono diversi parlamentari che oggi fanno parte comunque della componente di Azione importante, se ne è parlato molto, anche quella della parlamentare di Forza Italia Masini, perché ha fatto un coming out in quanto omosessuale, si è sentita respinta, marginalizzata, certo, e ha trovato la collocazione che ha scelto in Azione. Ma c'è anche un ex ministro come Costa, che era stato ministro nei governi Renzi e Gentiloni, che è appunto in Azione. Ci sono altre personalità, in Sicilia abbiamo il segretario regionale che è sindaco di Cinisi, ma c'è anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, Siracusa è una città importante, e così via. Sì. Allora, tutto questo, da una parte, io ho cercato di attenermi ai dati di cronaca, poi per carità ovviamente tutto è opinabile, da una parte tutto questo ci racconta un grande coinvolgimento fondativo, però dall'altra la percezione che sembri un partito personale, come tanti altri ce ne sono stati, è così oppure vi aspettate tanto altro? Tanto altro, tanto altro. Anche perché, come dicevo prima, io ho avuto un'esperienza a Pozzallo in questi ultimi mesi di poterci confrontare su dei progetti, quindi ecco, mi riferisco al segretario provinciale Guglielmo Cacciatore, il quale è di Pozzallo, e io proprio mi devo... È un dirigente che soprattutto ha questo nuovo modo di fare politica, quindi ecco, di questo non abbiamo parlato. Anche il fatto di, sì, vabbè, Calenda ha fatto anche la lista civica a Roma, no? Certo. Ora adesso no, è Pozzallo, proprio è un qualcosa che proprio è azione. Quindi forse è il primo caso in Sicilia che presentano una lista proprio di Azione con un sindaco di Azione, e quindi ecco, c'è molta anche, voglio dire, collaborazione da parte di tutti, perché l'esigenza è quella di un nuovo modo di fare politica, di discutere, e quindi facendo sempre un bagaglio culturale di ciò che è stato con tutti gli altri apprendimenti di quello che le dicevo prima. E quindi io rivedo invece in questo partito la voglia di una rinascita.
in quel senso, è di una grande crescita, anche perché è fondata appunto su uomini e donne che parlano di territorio, quindi tutte le varie tematiche dei territori. Non è una cosa che scende a livello nazionale, imposta in quel modo, ma ogni territorio sarà sviluppato per le proprie caratteristiche, per le proprie risorse. È quello che faremo anche a Pozzallo. Noi non parleremo di grossi temi, no? O ci inventeremo chissà quali temi, noi parleremo delle risorse del nostro territorio, per far sì che vengano potenziate, per far sì che queste risorse diventino beneficio economico, perché è da lì che bisogna trovare le risposte. Quindi quando io non parlerò nel mio programma, non perché non ci sono le soluzioni, non parlerò di ampliamento del territorio, non parlerò di porto, non parlerò di biogas, perché sono tre argomenti molto delicati che vanno soprattutto rispettati, perché vanno discusse in delle sedi opportune, perché non sono solo di pertinenza di Pozzallo, sono argomenti che lì non può decidere solo il comune di Pozzallo, quindi vanno trattati con altri protagonisti, dove bisogna prendersi un impegno tutti insieme per far sì e decidere insieme cosa fare. Questo problema non può essere un problema solo di un comune, non può essere. Pozzallo parla del porto a meno da 25 anni, io mi ricordo che avevo 15 anni, quando ho assistito a un comizio di un grande dirigente di Pozzallo politico, dove disse a tutti noi, io piccolina, mi raccomando, dovete strappare il libretto, perché lei sa che Pozzallo è un paese marittimo, quindi molta gente va a imbarcarsi sulle navi, perché il porto funzionerà dall'anno prossimo in poi e tutti possiamo lavorare qua, tutti possiamo trovare lavoro e tutti resteremo a Pozzallo. Meno male che quel libretto non l'ha strappato nessuno, perché a quest'ora insomma sarebbe stato un grosso problema. Ma quindi, dirigente politico sbagliò previsioni, era in buona fede? Io penso no, ci credeva anche lui, perché io penso che nessuno è in malafede, voglio dire, nessun essere umano può stare lì a dire no, io non faccio la politica perché... Cioè, però in questo per caso dire, la buona fede attiene soltanto come dire, al movente elettorale, diciamo, no? Era legato perché era un comizio elettorale che era legato a quello, però le voglio dire, ecco, sono dei temi che vanno trattati con molta attenzione e non possono essere motivo di campagna elettorale, come Bene. Non può essere anche l'ampliamento del territorio di cui parlavo prima, perché non riguarda solo noi. Noi il territorio ce l'abbiamo e lo dobbiamo sfruttare dove? Verso il mare, le spiagge. Quello è il nostro territorio che ci può salvare. Da lì può nascere lavoro, da lì possono nascere tante iniziative e da lì possono nascere tante cose. Bene, allora prima di addentrarci nei temi appunto amministrativi, anche grazie a questo viatico costituito dagli accenni già fatti, solo per chiudere un po' il discorso politico, ci sarà una coalizione in cui oltre al partito Azione ci possono essere altre formazioni civiche o d'altro genere, oppure Patrizia Burrafato sarà soltanto il candidato di Azione? Allora, Patrizia Burrafato sarà il candidato di Azione e non, noi volutamente abbiamo fatto questa scelta di non apparentarci, questa scelta di non andare in questo momento a fare gruppo con altre forze politiche, ma non perché noi, voglio dire, non vogliamo discutere, collaborare con le altre forze politiche, perché io credo che oggi più che mai a Pozzallo c'è una grande confusione. Non si capisce da dove nascono questi gruppi e questi apparentamenti, perché ci sono degli... Intanto finora non sono emersi candidati, diciamo, nel campo del centrodestra, almeno che sia riconoscibile come tale. Non possono nascere nel campo del centrodestra perché... Sono partiti che in Sicilia hanno tanti voti, no? Non possono nascere perché centrodestra, centrosinistra oggi vanno di pari passo. Sono sotto mentite spoglie. Sono alcune molto palesi, altre un po' trasversali. Voglio dire, consiglio comunale, no? È facile quando si candida con una lista civica, perché non c'è, no? Non si identifica bene. Però, voglio dire, la persona può essere identificata con quel progetto e oggi ci sono gruppi politici che hanno fatto sì che da destra verso sinistra, da sinistra verso destra. Quindi io credo che oggi non c'è chiarezza politica e quindi non si può fare ancora più confusione, anche perché fra gli ambienti politici sappiamo che certe cose vengono gestite per un progetto finalizzato alla campagna elettorale. Non si pensa all'indomani della campagna elettorale. Noi invece ci siamo proprio prefissati in questo momento, che di nascere in questo momento, ma di continuare subito dopo la campagna elettorale con progetti molto, molto significativi e molto importanti.
importante. Del resto, al di là ovviamente degli argomenti, delle cose che si dicono anche in un dibattito elettorale, è un dato della realtà, questo va detto doverosamente anche rispetto così al completamento dell'excursus che facevamo prima, che è Azione, nel modo che così molto disordinatamente ho cercato di riassumere sommariamente, comunque si è strutturata in tutta Italia, ha degli organismi molto ampi e molto plurali, sia nei campi tematici sia nel gruppo dirigente nazionale, regionale, locale, presente in tutte le province, quindi ci sono centinaia e centinaia di persone che risultano impegnate visibilmente. Peraltro poc'anzi io citavo alcune personalità istituzionali, ma ce ne sono anche di grande impatto mediatico, perché ricordiamo che quasi tutti i giorni in televisione capita di ascoltare, per esempio, sulla guerra Camporini, che è un ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, che è un vostro dirigente, oppure nel campo della pandemia, adesso è un po' passato diciamo in secondo piano, o Ricciardino, che è un virologo che fa parte, cioè, degli organismi dirigenti di Azione. E così via. E poi andiamo subito a Pozzallo, a proposito così delle esperienze elettorali recenti che sono state compiute, a parte quella di Roma, anche nelle varie realtà, per esempio io ho citato alcune più importanti, non so, a Savona Azione ha superato il 9%. A Roseto degli Abruzzi, comune di qualche decina di migliaia di abitanti, ovviamente non capoluogo di provincia, ha eletto il sindaco. Ecco, forse guarda questo esempio, Patrizia Burrafato, non so, visto che appunto ha, come dire, la pretesa ambiziosa di candidarsi esclusivamente in rappresentanza di Azione. Sì, ma ripeto, non è che noi volevamo arrivare a non escludere dei gruppi, però le ripeto che queste candidature che sono nate a Pozzallo non sono chiare, diciamo, in un programma, in un progetto. Credo che siano altri i progetti di questi gruppi e quindi non ci hanno affascinato, proprio perché nascevano su propositi diversi, non si affrontavano gli argomenti, non si affrontavano le tematiche, non si sono affrontate, si cercava solamente il candidato più forte. Forte di che cosa? Cos'è che si deve vincere? Devono vincere solo a Pozzallo i bisogni, devono vincere le risposte da dare ai cittadini. Non si può andare a cercare il candidato forte. Che significa candidato forte? Noi non siamo numeri, siamo persone. Ecco, io questo, insieme ad Azione, noi questo stiamo portando avanti, che non siamo solo numeri, siamo delle persone che vogliamo calarci in ogni realtà, vogliamo presentare dei progetti territoriali in tutte le, diciamo, i comuni dove saremo presenti, perché questi progetti passano anche attraverso una programmazione, quindi una proposizione. E non ci può essere la politica del voto contro qualcuno, ci deve essere la politica a favore di qualcuno. E per noi sono i cittadini. Pozzallo ha bisogno oggi di questo, più che mai. Il progetto di governo della città, il programma che Patrizia Burrafato esporrà da qui ora al 12 giugno nel dibattito elettorale, sono un progetto e un programma che si iscrivono nella identità di Azione, che come soggetto politico dichiara di essere di centrosinistra, riformista e comunque di avere, come dire, un background culturale liberale ma anche socialista, cioè con l'impegno sociale, è questo. Quindi allora, quali sono le idee forti così di proposta ai cittadini pozzallesi che dovranno scegliere chi votare fra i candidati in lizza sul governo dei prossimi 5 anni della città? Allora, intanto noi pensiamo, noi abbiamo sviluppato delle aree tematiche, l'abbiamo divise così per quanto riguarda sia il sociale, per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda il territorio, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda i temi inerenti, diciamo, alla disabilità, quindi agli animali, problemi che riguardano anche la formazione, e c'è tanto veramente in campo, tanti progetti che hanno ognuno di questi anche una soluzione. Però io penso una cosa, che bisogna partire dal fondamento. Che significa questo? Io credo che Pozzallo crea tante difficoltà a livello amministrativo, perché noi ci dobbiamo proiettare anche in questo senso, soprattutto la macchina amministrativa. Io credo se non funziona questa, possiamo parlare di tutto, non si può arrivare a risolvere i vari problemi, perché si possono avere buoni rappresentanti, buoni generali, si possono avere buoni capi, ma quando non c'è poi le persone che possono svolgere bene questo lavoro, si inceppa tutto.
Perché le dico questo? Comune, lo sa, storicamente era un comune che ha sempre avuto un personale in esubero rispetto alla, grazie a tanti interventi negli anni, anche ai pensionamenti che ce ne sono stati tanti, si è ridotto questo numero di persone. Riducendo questo numero di persone, è vero anche che il comune ha un problema che non può indire concorsi, non può quindi, c'è un pensionamento ma non può indire concorsi. Quindi io credo che lì bisogna far partire, intanto organizzare questi uffici che mostrano tante criticità, quindi soprattutto nel rapporto dei servizi con i cittadini. Ci sono uffici che sono proprio bloccati da cose burocratiche che non danno risposta. Quindi noi interverremo soprattutto su questo i primi 40 giorni, se io farò il sindaco a Pozzallo. E questo che cosa significa? Che faremo delle scelte anche di formazione. Che significa? Il comune di Pozzallo è stato in questi 5-6 anni ha fatto delle scelte proprio dirigenziali. Che significa questo? Che ha messo in ogni punto, in ogni tematica, in ogni ufficio dei dirigenti. Io credo che questo non sia la soluzione giusta in questo periodo, perché non è quella giusta? Perché occorre che gli uffici vengano soprattutto, devono essere propositivi, quindi attraverso la formazione. La formazione come si può fare? Che noi possiamo fare a meno dei dirigenti. Fare a meno dei dirigenti significa che quella somma che viene recuperata deve essere investita nella formazione del personale che deve rimanere a gestire quell'ufficio, perché altrimenti non ne usciamo più, altrimenti noi ci troviamo da qui a qualche anno che non sappiamo chi deve fare il lavoro del dirigente. Sì. E questo veramente... Ma questo significa un guardare al futuro sì, molto prossimo, sì, no? Certo. E magari non ci possono essere però esigenze immediate a cui far fronte, cioè nel senso che c'è un vuoto anche di personale di questo profilo. Sì, ma infatti bisogna agire su questo, perché io ecco non voglio entrare adesso nel merito perché avremo modo di parlare questo e su questo, però credo ecco che prima deve funzionare la macchina amministrativa, perché io sento tutti lamentarsi, tutti i sindaci che sono succeduti negli anni e non mi fanno fare questo, e l'ufficio non funziona, e questo non possiamo fare questa gara perché non abbiamo il personale. E non è così, il personale bisogna potenziarlo, formarlo. Non bisogna solo guardare i dirigenti, quelli che devono gestire, anche perché lei sa benissimo, noi abbiamo degli uffici che veramente oggi non possono dare nessuna risposta al cittadino, ci sono lungaggini burocratiche assurde. In un comune come Pozzallo, dove al contrario c'è esubero di personale, non può poi succedere. C'è anche una distanza siderale della qualità anche formativa del ceto burocratico rispetto alla vita reale. Insomma. Per questo bisogna puntare sulla formazione, per questo bisogna far crescere. Questo è qualcosa che dobbiamo far rivedere non solo nell'ambito politico, ma anche proprio quello di gestione. Da questo punto di vista il Next Generation EU, insomma, con tutte le risorse che sta approntando, sono una grande opportunità. Vedremo ma il su comune questo ormai di Pozzallo. Punto, ormai su questo, su questo si punta, perché non si può. Poi anche sulla sicurezza, parliamo della sicurezza di questo territorio. E Pozzallo purtroppo anche lì ha molte criticità, e la sicurezza di un territorio è importante, perché uscendo da Palazzo di Città la prima cosa che dobbiamo fare è abitare in un territorio sicuro. Quindi questo che significa? Che significa che abbiamo anche una carenza. Peraltro quello di Pozzallo è molto piccolo territorio. Piccolo, è un Pozzallo piccolo, ma che deve dare quella sicurezza. Quella certo. Sicurezza significa lo dico, quindi è magari più facile garantire la sicurezza. E non è così, perché purtroppo, non per colpa di qualcuno, abbiamo anche una carenza di personale per quanto riguarda il comando dei vigili urbani. Sappiamo che sono delle forze che sono ridotte a 8 o forse 9 unità, quindi non possono garantire la tutela del territorio, la sicurezza del territorio. E spesso ci troviamo a dover assistere ad atti di vandalismo da parte di ragazzini, ci troviamo a dover assistere veramente a delle situazioni di sera, soprattutto dopo una certa ora, che i giovani, i ragazzini sentono padroni di Pozzallo, perché non hanno quel modello educativo, non lo possono avere, perché proprio c'è una carenza. Infatti in questo senso noi diremo anche la nostra, che secondo me si deve fare immediatamente. Si devono fare dei protocolli d'intesa con le vigilanze private, per far sì che le vigilanze private possano garantire anche di notte il servizio di sicurezza ai cittadini.
soprattutto nelle ore quando il servizio dei vigili urbani non lo può garantire. E noi siamo in un paese anche La situazione finanziaria del comune... in estate andiamo a triplicare anche come cittadini, insomma, quindi voglio dire, non è solo il problema dovuto all'inverno, certo. E ora usciamo da una pandemia, quindi c'è voglia di stare fuori all'aperto. Nella sua percezione e nella sua conoscenza anche diretta, qual è attualmente la situazione finanziaria del comune? Allora, io credo che Pozzallo mai avuto una ricchezza di risorse economiche come questa in questi ultimi 5-6 anni. E proprio per questo, no, dico che è un qualcosa che non succedeva forse da tantissimi anni. Ma quindi fortunato il sindaco di Pozzallo, sì, che sì, sarà. Perché veramente le risorse, a Modica dicono il contrario. Le, no? Risorse economiche sono state e ci sono tante, sono tantissime. Certo. Però io credo che, ecco, nonostante ciò, nonostante questa proprio enorme quantità di risorse, io credo che Pozzallo non, in questo momento non sta molto bene, non è riuscito a far sì che queste risorse economiche dessero a Pozzallo quella possibilità di avere benefici economici, benefici culturali, benefici sociali. Questo purtroppo non è successo, anche perché io penso che il limite di questa amministrazione, che ha lavorato tanto e lavora tanto, è quello di essersi un po' incanalati su un settore che si è distaccato da altri. Sono stati, a mio avviso, messi da parte, dimenticati settori interi che non sono stati considerati, sono stati trascurati. Ed è la dimostrazione perché un paese come Pozzallo è diventato un po' il fanalino di coda della provincia, perché tutti ci hanno superato quasi tutti, perché io, appunto, se mi riferisco a quella famosa stagione, eravamo al contrario, ero l'occhio puntato su Pozzallo. E oggi purtroppo c'è questa, pur essendo in questo momento grandi risorse economiche, abbiamo dei servizi che non funzionano. Comunque, tra le parole, ecco, da lei pronunciate un po' in questa analisi, mi sembra, ecco, di cogliere che c'è un giudizio comunque non negativo sull'amministrazione a Matuna. Io credo che, perché sì, io, non è un giudizio che una deve dare, perché deve essere obiettiva anche nelle cose. Io credo che sì, questa amministrazione ha dimenticato tanti settori importanti. Sono stati dimenticati proprio, si è cambiato un po' la rotta di questa amministrazione, che non ha messo, ha messo avanti solo le opere pubbliche. Le opere pubbliche, che a mio avviso, devono essere delle opere che devono dare un beneficio economico. Non devono essere delle scatole chiuse, solamente un'opera pubblica, la facciamo, ristrutturiamo, no? Ma alla fine che cosa ci facciamo là dentro? Qual è devono continuare a vivere nel territorio. Devono vivere e soprattutto dare risposte ai cittadini. Io le ricordo che Pozzallo non è un paese che è dedicato all'agricoltura o abbiamo delle industrie. Noi dobbiamo puntare sul turismo. Il turismo com'è che si garantisce? Con una programmazione annuale. Soprattutto una programmazione che sia a breve, a medio e a lungo termine. E solo così possiamo garantire le attività commerciali, solo così possiamo avere la possibilità di avere dei riscontri anche di lavoro, solo così possiamo far sì che Pozzallo diventi un paese turistico, ma non del mordi e fuggi, un paese turistico che costruisca un percorso che parli di storia, un percorso sociale. Ecco, a proposito di questo, se magari possiamo, siamo in conclusione, una prospettiva di più lungo corso temporale, al di là della contingenza elettorale, qual è a suo avviso? Quale deve essere, a suo avviso, la identità e la vocazione della città di Pozzallo, anche rispetto a ciò che comunque ha nel suo DNA, cioè il mare, la sua posizione e anche il porto, no? Quindi città portuale, cioè sul mare, con la posizione che ha. Quale vocazione al meglio è destinata ad esercitare? La vocazione meglio esercitata a Pozzallo è quella turistica, e si può fare. Si può fare perché abbiamo tutto, non manca niente. Non manca niente, dal paesaggio, mare, il clima, i rapporti con Malta, non dimentichiamoci anche questi che sono importanti, ma Malta a noi in questo momento che cosa ci dà? Solamente il passaggio di persone che scendono dal catamarano e toccano il nostro territorio, si imbarcano su un pullman e vanno via. Non abbiamo noi, perché non abbiamo costruito, perché noi dobbiamo puntare verso il mare, come le dicevo prima, perché noi proprio dobbiamo puntare anche ai rapporti con Malta. E io, quando penso al turismo, non penso a un turismo finalizzato al mese di agosto, ai 20 giorni del mese di agosto, io penso a un turismo annuale. E come si può fare? In tre modi si può fare. Un turismo, quello estivo, quindi che viene qua per il nostro bel mare, per il clima. Un turismo fatto di persone anziane, che significa? Noi abbiamo la vicina Malta, che ne fa dei mesi di novembre fino a marzo,
svernamento di persone che stanno lì 3-4 mesi per il clima, gente che sta in albergo con la passeggiatina, gente che veramente è di 4 mesi, perché sappiamo che gli inglesi, sappiamo che i tedeschi non amano molto i mesi di luglio-agosto, quelli che vanno da novembre fino ad aprile. Poi abbiamo il turismo scolastico, non ce lo dimentichiamo, anche lì con Malta possiamo fare tanto. Soprattutto abbiamo che cosa? Uno scambio culturale importante che nessuno mai ha previsto, ha previsto solamente la Via del Mare con le regate. Qual è lo scambio con Malta? Lingua italiana, lingua inglese. Anziché andare a Genova, i maltesi, perché vanno a finire tutti là, facciamoli venire a Pozzallo, facciamoli a studiare nelle nostre scuole l'italiano, e noi portiamo i nostri ragazzi a Malta a studiare l'inglese. Cominciamo a fare questi tipi. E un'altra cosa, così concludo perché io capisco, le quattro stagioni. Noi dobbiamo parlare anche di territorio. Il territorio significa le quattro stagioni, perché tante cose non le abbiamo noi, tante cose non ce l'ha Modica e viceversa. Noi abbiamo il mare, c'è chi ha un altro aspetto culturale. Facciamo le quattro stagioni, che sono Pozzallo, Ispica, Scicli e Modica. Cerchiamo di creare un percorso che veramente ci vede tutti e quattro coinvolti in una programmazione annuale. Poi vediamo se quello che va a Modica, il turista che va a Modica dopo aver visto tutte le varie chiese, il barocco, non viene anche a Pozzallo a far sì che continui il suo percorso. Poi arriva a Scicli, poi arriva anche a Ispica. E così io credo che solo se noi parliamo di territorio, di rapporto, di avere la possibilità di queste risorse, se noi ci complementiamo in queste cose, io credo che si può fare tanto a Pozzallo come in tutta la provincia. A proposito del territorio di Pozzallo, e chiudiamo veramente, un minuto abbiamo soltanto, che però, come dire, ovviamente è vicino al più vasto territorio di Modica, che sì, è molto più esteso. Lei poc'anzi ha detto, io non parlo, sì, insieme ad alcune, sì, cose, dell'impianto di biogas. Perfetto. Ma le capiterà da qui al 10 sì, giugno, certo, certo, ultimo giorno nel quale potrà, perfetto, così cercare di proporsi per avere i voti, di imbattersi in qualche elettore, elettrice, per il quale o per la quale è decisivo scegliere chi votare fra i candidati a sindaco in ragione di un dossier grave, perfetto, e caldo, che è l'impianto di, sì, biogas. E quindi vuole sapere come il candidato Patrizia Burrafato, insieme agli altri, la pensi, cosa dice di fare e cosa eventualmente saprà fare. Io l'ho detto prima che non toccherò questi tre argomenti, che sono il biogas e il porto e l'ampliamento del territorio, perché sono argomenti molto delicati. Le spiego che non sono solo di pertinenza del nostro comune o di un candidato a sindaco. Io possiamo avere una posizione che è quella di essere contrari, ma proprio nettamente contrari, a tutto ciò che può deturpare un ambiente, a tutto ciò che può dare un impatto così pesante alla salute dei cittadini, a tutto ciò che comporta, e sappiamo quello che può comportare. Però io credo che non si debbano intestare queste lotte in questo modo, perché non porteranno a niente. Tutte le discussioni le possiamo fare, ma vanno fatti con i modi giusti, con i termini giusti e soprattutto insieme. Insieme non ci può essere una lotta intestata di una persona, non può essere una lotta di un comitato, non può essere la lotta di un solo sindaco o di un solo consigliere, deve essere la lotta del territorio, perché questa è una lotta del territorio. Perché non significa che io dico, vabbè, spostiamo questo impianto, lo portiamo in un altro posto, perché la salute degli altri cittadini non è importante, la salute delle altre persone, l'impatto in un'altra zona non è la stessa cosa. Quindi non è, qui si tratta di dire, ah, Pozzallo non lo facciamo magari nel territorio di Modica. Io credo che questo non è giusto. Intanto è cose. Fatto nel territorio di Modica, solo che alle porte del centro urbano voglio di Pozzallo. Dire, non si affrontano così i problemi, certo. Qui ci vogliono proprio, veramente, bisogna parlare di territorio, di salvaguardia dei nostri, tutto ciò che noi possiamo produrre e avere, ma si fanno in un modo serio, corretto, dove bisogna sedersi attorno a un tavolino e dire che cosa ne vogliamo fare del futuro del nostro territorio. Bene, ci saranno quasi 70 giorni ancora di dibattito elettorale, quindi tanti argomenti potranno essere ulteriormente analizzati, chiariti e approfonditi. Intanto grazie a Patrizia Burrafato, candidato a sindaco del comune di Pozzallo, la quale ci ha illustrato il programma e il perché della sua candidatura. È candidata in rappresentanza di un partito politico ben preciso che si chiama Azione, il partito appunto fondato da Carlo Calenda, ma attraverso un procedimento anche congressuale molto partecipato e molto ampio. Ha tenuto a chiarire anche Patrizia Burrafato che vuole essere candidata di questa forza politica, sì, e non di rappresentanze locali, civiche o altro, proprio per le ragioni che ha saputo spiegare. Bene, grazie a Patrizia Burrafato, grazie a quanti ci hanno seguito e prossimo appuntamento come sempre con Fatti e Opinioni.